Innanzitutto buonasera. Buonasera a tutti noi. Ben arrivati qui davanti al nostro santo, il nostro grande santo. Allora a voi, innanzitutto una congratulazione per i nostri lettere dall'anno scorsa. Dove stanno? E ancora qui. Mi stico la mano, poi ce la facciamo veramente, no? È andato tutto bene, siete rimasti contenti, però adesso continuisce la rivoluzione San Paolino, deve continuare, perché appartiene alla nostra vita, non a senza San Paolino, non so se siete pensati, io vorrei pensarsi. E auguri anche ai nuovi, quando ne siete parecchi, trovate sempre un accordo nel piacere, fate cose belle, va bene? È importante questo. Se si cerca l'accordo le cose non sempre meglio. Ed è stato più piace. A proposito dell'amicizia, San Paolino è il santo dell'amicizia. A tempo suo San Paolino ha stretto amicizia con tutti quanti e venivano a loro volentieri tutti quanti per incontrare lui, perché egli era dolce, era buono e forse un po' di quello è rimasto anche a noi. Va bene? Allora, congratulazione con quelle di prima, auguri per quelle di oggi, cercate l'accordo e fate cose belle. Non soltanto per voi, per tutta la città. La festa dei Gigli è di tutti. Voi la fa, un gruppo la fa, ma per tutti quanti gli altri. Che tutti se la possono decidere. Va bene? Allora noi facciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amore. Facciamo la preghiera a San Paolino, d'accordo? Oh Signore, unica fonte di santità e miracoli di Cristo, che in San Paolino è voluto concedere alla tua Chiesa un fulgido esempio di testimone della fede e dell'amore verso di te e verso il prossimo, concede per sua intercessione l'abbondanza dei doni dello Spirito Santo, perché possiamo con serena fiducia vivere la nostra fede, sapendo vedere e servire Cristo nei nostri fratelli, cercare in te in ogni cosa e solo la parte delle cose nel nostro poderoso cammino verso la salvezza eterna. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come è nel principio e sempre in secoli e secoli. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come è nel principio e sempre in secoli e secoli. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio e sempre, nei secoli. E ora insieme alla preghiera dei cristiani. Padre nostro, che sei vicino, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi limitiamo i nostri debitori, e non ci ridurre in tentazione, ma lasciaci la parola. Amen. Allora auguri per la festa, auguri a voi, famiglie, e a tutte le famiglie, auguri perché la festa sia gioia per tutti quanti e si possa svolgere sempre nella massima serenità e nella pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discendo su di voi, con voi rimanga sempre e con tutti i vostri cari. Amen. Evviva San Paolino!